State ascoltando Radio Alba, Andrea Davidello nella vostra domenica mattina, 16 dicembre. Davide, sono voluto tornare in diretta a parlare con te perché mi hai emozionato. Lo sapevamo, hai una bella voce, sai leggere molto bene, però mi ha emozionato il fatto che tu ti sia emozionato mentre leggevi questa cosa. Beh, io credo che trasmettere un'emozione sia quanto mai bello, ma è necessario prima provarla. E quindi se la provi riesci a trasmetterla. Io questo testo mi ha particolarmente emozionato la prima volta che l'ho letto e credo di essere riuscito di nuovo a riprovare la stessa. Non sappiamo neanche di chi sia, l'abbiamo trovato su internet, di un blogger sicuramente molto intelligente. Adesso è ora di dare la parola al nostro DJ Brank. Signa! Tra poco glielo faremo dire al Signa che cosa ci ha messo. Ci ha messo qualcosa che riguarda proprio quello che è successo. Facciamo un piccolo break, torniamo tra un attimo. E c'è anche South Kenny già pronto. Come ti chiami? Ah, come... Andrea! State ascoltando Radio Alba. Senti la base. Senti la base del Signa. Benvenuti, bentornati su Radio Alba. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao. Oramai sei il Signa. Una vita per farti un nick. Adesso ti chiamano tutti Signa. Ma soprattutto... È il Signa. Ma soprattutto benvenuto, benvenuta a Sara. Al papà di Sara. Grazie. Grazie mille. Come si dice? Fioccorosa. Fioccorosa. Fioccorosa in casa, il cognome non lo so. Biglino. In casa Biglino. Biglino con la EV. Con la B di Bologna. Con la B. Sara Biglino, benvenuta, ben arrivata in questo mondo. Grazie. Esatto, grazie mille. Salutiamo tutta la famiglia. La sorella come si chiama? Anna che ha? Sei anni. E soprattutto quella che si è fatta un po' più è di Paola, mazzo, vabbè, che Paola, è Paola, che è la mamma di queste due bimbe ed è diventata il capofamiglia. Assoluta. Allora, stiamo scherzando, però è successa una roba molto brutta. Enrico, so che questa settimana hai fatto un seminario per una scuola. Siamo andati nella una scuola media Vida di Alba, la settimana scorsa, venerdì scorso, per fare dei laboratori con i ragazzi di DJ e di rap. In realtà poi quando abbiamo introdotto quello che è un po' la storia dell'hip hop, ovviamente le maestre, i ragazzi ci hanno chiesto cosa pensavamo di quello che è successo al concerto di Sfera Ebbasta. E siamo entrati nel discorso social, l'utilizzo dei social. È brutto dirlo, però probabilmente il ragazzo che ha fatto questo gesto, che comunque è successo per assurdo anche qua nelle nostre zone, probabilmente è un ragazzo che lo fa solo per poi mostrare ai suoi amici il video di quello che ha fatto, e quindi in un certo senso per cercare successo, ignorando le conseguenze. È una cosa veramente brutta, bruttissima, assolutamente. Però io ti chiedo com'è stata la reazione, cioè se ti hanno portato gli insegnanti a parlare di quello o ti hanno portato i ragazzini? Stai parlando di una scuola superiore, quindi ragazzi no, scuola 15. Media. Scuola media, quindi ancora più piccoli. Ancora forse più piccoli, erano proprio sì. Il target. I ragazzini. I ragazzini subito. Dai 10 ai 13 anni. Sì, ovviamente, perché poi Sfera Ebbasta ha fatto i suoi post su Instagram, ovviamente diceva che è una cosa inconcepibile di andare a un concerto, al di là che è successo a lui, poteva succedere a qualsiasi altra persona. Poi il problema è che si pensa che succeda solo nei concerti hip hop e rap, un po' come nel testo che ha letto Davide, e che quindi poi la gente dice: ah, per forza ascolti questa musica. No, trap. Quello che sta succedendo adesso è terribile, secondo me, perché noi abbiamo inserito una canzone, si chiama Non muovono il collo, che è vero, quella che abbiamo appena suonato. Ma l'abbiamo messa per un semplice motivo, per far capire che l'hip hop non è quello che stanno cercando di far capire i social. Cioè l'hip hop è una cultura. Quello che sta accadendo ultimamente è che i ragazzi non hanno capacità di divertirsi, e questo è terribile. Cioè andare a un concerto, fare una stupidaggine, una bravata del genere, senza pensare a quello che potrebbe succedere, Perché di base manca il pensiero di dire: vado al concerto per divertirmi. Infatti tipo Kendrick Lamar, mi ricordo questa cosa, era uscito un post due anni fa, l'anno scorso, nell'estate 2017, dove aveva vietato
nei suoi concerti la possibilità di portare qualsiasi device, cioè o iPad o smartphone, perché diceva è una roba incredibile che io mentre canto davanti a me, invece di vedere la gente che muove il collo, un po' come diceva Bassi Maestro Fabri Fibra, vedo una stormo di persone col telefonino in mano a riprendermi e poi a fare storie su Instagram. Purtroppo oramai è diventato più importante fare vedere quello che stai facendo piuttosto che farlo per davvero, ed è una cosa bruttissima. Io ho fatto un piccolo post anch'io su Facebook quest'estate che ho visto Lenny Kravitz, però in realtà ho visto Lenny Kravitz tramite il telefonino di quella che era davanti a me, perché quella che era davanti a me ha tenuto tutto, era una fan pazzesca, aveva un tatuaggio con scritto Lenny, quindi era una fan vera, e lei ha filmato tutto il tempo il concerto, io ero dietro, una foto la faccio anch'io, una foto te la faccio vedere, ne ho fatta una, poi ho messo il telefono in tasca. Chiaro. E poi ho visto tutto il concerto tramite il suo telefonino, perché poi io sono, e un'altra cosa bruttissima sono i commenti violenti che ho letto questa settimana. Bravo, il testo di Davide che abbiamo fatto leggere a Davide parlava proprio di quello. Questi se lo meritavano di morire perché stavano ascoltando quella brutta musica. E che io pensare che ci sia una persona a casa col dito nel naso che ha appena guardato Juve Toro, magari un po' ubriaco, così mediocrizzato sul divano, che scriva una cosa così brutta e così grave, che se ne freghi che una mamma che ha portato sua figlia, quindi ha fatto una cosa bellissima, portare i propri figli ai concerti è una cosa meravigliosa. Esatto. Io vorrei avere figli solo per portarli a vedere i concerti, e tu col dito nel naso che li insulti in questa maniera così violenta è qualcosa di devastante dal mio punto di vista. Mi sono sfogato. Che mi hai portato questa mattina? Chi mi hai portato questa mattina? Questa mattina ti ho portato un ragazzo potentissimo di Savigliano, che è South Kenny. Io direi che possiamo sentire qualcosa. Assolutamente, che dice? Sì. South Kenny. E ci ho sempre messo tutto il mio cuore, tutta la mia anima, tutto me stesso, il mio corpo, la mia mente in questa musica. Ho sempre fatto di tutto per potervi trasmettere qualcosa. E poi quante volte mi sono detto, con questa merda ho chiuso, basta. Con questa merda ho veramente chiuso. Ho chiuso, ma poi ho chiuso più tracce che porte su facce sconvolte, minaccia la morte, chitarre distorte, perfette di torte, perfette di notte, per sempre ti fotte, contente riparte, contente destaccio per mettere un forza. Permette poi toglie, premesse, bigotte, permetti corrotte, in perenne chiusura di morse, per niente condotte, per prendersi a botte, per tendersi a botte, per tendersi in colpo e poi perdersi in coltre, pro tendersi inoltre, promesse mai colte, poi prendersi conto, o prendersi coscio, o prendersi accorto, feri un po' corto, serie con molto, sei quella sorto, sei quella fonte, segna l'affronto, segna la forza, in asso niente. Bionda. In arte canni, in articolazioni e colazioni a monte. Se contrazioni in borse, son contrazioni e doglie. Controindicazioni, controindicazioni con canzoni spoglia. Controindicazioni con canzoni spoglia. Controindicazioni con canzoni spoglia. E quante volte mi son detto con questa merda ho chiuso. Ma è più forte di me. La musica è nella mia anima. La musica è ciò che sono. Facciamo un piccolo break, torniamo tra un attimo ancora. Andrea Chi fino alle 12. Andrea Chi? Allora, mi lasci parlare? No, è la mia, no, non posso ascoltarti, stai parlando solo tu. State ascoltando la replica di Andrea Chi. Sono un cretino. Eh sì, sono un cretino. Sono proprio un cretino. State ascoltando Radio Alba, Andrea Chi fino a mezzogiorno. South Kenny, benvenuto su Radio Alba. Buongiorno a tutti. Beh, ma che vocione, di solito ci sono dei ragazzini. Ciao, siamo noi. Oggi abbiamo preso Maturo. Ciao, buongiorno a tutti, sono South Kenny. Questo sembra. Come si chiamano? Quello di South Park. South Park, esatto. Hai ucciso Kenny, brutti, basta. Probabilmente il suo nome è anche da quel motivo lì. Arriva anche da quello, sì, arriva anche da quello. Dai, spiegaci, ormai se ci siamo. Allora, no, non c'entra molto con il cartone, nel senso, Kenny l'ho preso come riferimento perché è stato mio padrino mi aveva regalato un pupazzo di Kenny quando ero piccolo e poi l'ho messo in macchina quando ho preso la patente, poi mi è sparito dalla macchina. Ok. Allora, me lo sono tatuato
Grande, me lo sono tatuato come ricordo, bravo, esatto. E mi sono chiamato South Kenny. Kenny da quel nome lì, South che vuol dire sud, io arrivo dal sud, lo volevo togliere ma il sud sta in basso, bisogna sempre ricordarsi che si arriva dal basso, quindi ho detto niente, lo tengo, almeno rimango da dove, di preciso, pirla, dove arrivi? Il pirla di sempre. Da dove arrivi? Di dove sei? Io di Savigliano. Sì, sì, però hai detto arrivi dal sud, dal basso. No, mio papà è pugliese, quindi un po' di origini ce le ho. Orecchiette. Anche se i tuoi tatuaggi sono molto siberiani, mi ricordano Educazione siberiana. Come si chiamava? Nikolaj Lenin. Sì, ha scritto proprio il libro, sì, mi pare. Sì. L'avevo anche visto questo, non me lo ricordo già più perché poi con Netflix ne guardi 800.000. Bravo, a me manca. Il grande libro e grande film. Se ti abbiamo invitato qua stamattina, in realtà ci avevamo già sentito. Allora, è per sfogarmi, prima cosa, porca di quella, perché non posso, il rap non vuol dire andare a spruzzare spray ad un concerto, è la stessa cosa del dire vado in discoteca così faccio rissa, vado a un concerto così spruzzo spray e creo un casino, questo non c'entra assolutamente niente con il rap e con il mondo dell'hip hop, punto. Bravo. Esatto, siamo d'accordo con te. Siamo d'accordo, però secondo me sarà molto difficile portare questo messaggio e renderlo reale, perché se ci pensi i rockettari sono tutti drogati, adesso i rapper sono tutti sprayati. No, i rapper sono tutti gangsta, maleducati, si sparano. Però sai, il mondo... Io ero da mia suocera poco fa e faccio rap, quindi non è che ero a sparare. Però qua in Italia siamo abbastanza chiusi e c'è questa mentalità... del rapper cattivo. Bravo. Del cattivo. Forse è per quello che X Factor ha vinto questo rapper. Non abbiamo ancora parlato di questo, è vero. Questo c'è... Meno male che non guardo X Factor. Cosa mi dici? Non lo conosci quello che ha vinto X Factor? No, io la tele non la guardo. Io se accendo Netflix. Ho sentito, come dicevo da Andrea, con mia figlia, io ho contattato Andrea. Anastasio. Ma è un rapper? Sì. Bravo, esatto. Sì, no, scusa. Ho visto un post su Facebook. Ho bisogno di sapere da Stefano se l'ha sentito e se gli piace. Non sono un grande fan di Anastasio, detto sincero, però ho sentito che ha vinto questo ragazzo qua. Ma aspetta, ma non hai vinto, non hai sentito nulla, no, di suo. Ah, ok, questo. Allora non. E quello che vota Lega, che sta sì, con sì, ma in realtà hanno detto ha fatto un commento molto intelligente legato a questa cosa. È stato tutto molto strumentalizzato. Ma a parte questo, secondo me da ignorante bravissimo. Mi ricordo scrive bene, non posso dire che scrive male. L'ho sentito ieri a lezione di breakdance, ero a lezione con i miei ragazzi delle superiori, delle medie, che ovviamente mi dicevano ha vinto Anastasio, lo sai, l'hai sentito, che bravo che abbiamo messo a lezione, ti dico scrive bene, scrive delle cose molto interessanti, in realtà però gli manca proprio ancora, secondo me, quell'appeal che dice è un rapper. Sembra uno che cerca di fare rap, però ovviamente deve, è ormai sono quasi tutti così alla fin fine. Quali sono invece gli artisti che segui di più tu? Gli artisti che seguo di più sono, io stimo tantissimo Mondo Marcio, il mixtape Fuori di qua secondo me è il lavoro più figo che ci sia. Poi vabbè, Bassi Maestro, voi mettete Bassi Maestro, poi presentate South Kenny, diciamo, ma abbiamo messo Bassi Maestro in realtà, ma anche perché Bassi Maestro è molto legato a Mondo Marcio, se non ricordo male, a Mondo Marcio. Sì. E poi vabbè, io rapper americani, rapper italiani, ho una novantina, centinaio di vinili. Vado ancora io, sì. Sai, i cantautori, io ne ho intervisto tantissimi, anche un po' in giro per l'Italia, e ho notato che non hanno bisogno dello psicologo. I cantautori, quando hanno un problema, scrivono una canzone e sfogano, no, questa cosa. Dello psichiatra. No, però tu hai fatto una cosa di questo tipo, hai scritto una canzone parlando con te. Sì. Perché diciamo che è divisa tra quello che Riccardo, che va a lavorare, che fa la vita normale che facciamo tutti quanti, e Kenny, che vuole fare il rapper. E ci sono queste due persone che si incontrano e una dice no, guarda che devi andare a lavorare, e l'altra dice no, guarda che devi sognare, devi scrivere, devi continuare
Sai, c'era ne ho parlato qualche settimana fa con Simona Colonna, che è un'artista professionista qua di Alba, che c'era Anna Magnani, la grandissima attrice Anna Magnani, che quando doveva andare in scena diceva alla sua assistente: sa, andiamo a fa Magnani, e quindi svestiva i panni della burina romana e si trasformava Anna Magnani. Quello che fa un artista è questo. Quasi sempre tutti gli artisti hanno una doppia personalità, tra virgolette, perché comunque l'artista di strada deve portare a casa il soldo per tenere sulla famiglia, quindi prima fa il lavoro e poi fa quello che è la sua passione, e questo è un po' quello che dice. In casa sono Riccardo, quando scendo giù in studio sono Kenny. Io non so il nostro Signa se è pronto, ma vorremmo a questo punto sentirla questa canzone, sentire Riccardo che parla con Kenny, con South Kenny. Yeah. Ho sempre scritto, suonato piano per calmarmi, in primis per la mia pace e poi per gli altri. Ho bisogno di questa realtà per staccarmi dal male della verità, per quando si fa tardi. È l'unico modo che io conosco per parlarti, dirti cosa provo ma senza vergognarmi. Incidere per sempre sopra i fogli come i tatuaggi, anche se il per sempre esiste solo nei miraggi. Capisco il tuo punto di vista, ma devi rielaborare i tuoi punti sulla lista. Non aspettarti mai che qualcuno ti capisca, solo che la vita ti prenda alla sprovvista e molla questa musica. Cosa? Che non ti porta da nessuna parte. Io non voglio, la prendi come una critica, pensaci bene, sei diventato troppo grande. Troppo grande per cosa? Per questo. Inutile parlarne, ho questa vita la detesto. E sono troppo grande, ma forse è troppo presto per abbandonare il sogno in cui ci crede, ci cresce. E chiudi quel cassetto, sei anche bravina e del resto. Lo sai bene, qua non basta il tuo talento. Non basta perché non viene apprezzato il mio tempo, ed è tempo che tu capisca quanto cazzo ci tengo, quanto ci abbia messo sudore, sangue e lacrime. La rabbia e la frustrazione poi mi lasciano esanime. La frustrazione di che? Di aver scritto quelle pagine. Se il destino prende decisioni troppo rapide, io corro più veloce con la penna che mi scorre sulla pelle. Non si muove dell'inchiostro che mi vuole, sempre più lentamente mi corrode. Ma io non cerco il tuo comporto, cerco sfogo in sei parole. Io contro me stesso, tu contro me, un unico riflesso nello specchio ormai in frantumi. Io conto su di me, tu conta su di me. Affronto questa vita prima che lei mi consumi. Io contro me stesso, tu contro me. Schiavo di un sistema senza riguardi futuri. Io conto su di me, tu conta su di me. Insieme in questa musica per alzarne i volumi. E allora frate, lascia perdere. Lo sai che il destino non lo puoi scegliere, e stai creando l'inferno in cui non vuoi scendere. In cui non c'è niente da prendere né da prendere. L'inferno è il tridente. Nasci, cresci, muori sotto gli occhi della gente. Lavori e non migliori, troppo chiuso mentalmente. Su di sole non ti godi, questo sole è già splendente. E se già splende, pensa cosa tieni tra le mani. Sei in quell'officina, assicurato il tuo domani. E poi che cosa rende un uomo tale del suo orgoglio, se non la certezza di un contratto stipulato da più mani. Più mani ci rendiamo, del lavoro non ci importa finché poi non lo perdiamo. E tu racconta quelle volte in cui tu ricercavi il grano e non lo trovavi mai tra i tasti di quel piano. Ehi, piano! Non lo sai che non esagero, non blatterò in modo pratico. Siamo in un mondo statico, mosso in un modo tattico, dato allo standard di sto plastico. E pratico manualità per lo stipendio mastico. La merda che il mio capo sputa, ma so che in questo modo lui mi aiuta. Che cazzo dici? Sei solo al macello, carne cruda, immerso in questo mare di merda senza muta. Io contro me stesso, tu contro me, un unico riflesso nello specchio ormai in frantumi. Io conto su di me, tu conta su di me. Affronto questa vita prima che lei mi consumi. Io contro me stesso, tu contro me, schiavo di un sistema senza riguardi futuri. Io conto su di me, tu conta su di me. Insieme in questa musica per alzarne i volumi. E adesso dimmi, che cosa? Dimmi se ne sei felice, questa vita la rende orgogliosa. In effetti no. E allora perché non ci si mette alla prova? Quel futuro è gelido come l'inverno a Cracovia. Questa vita ti mastica e poi ti ingoia. Sputa la tua testa in braccio al boia. Poi chiede il conto come una troia. Ed ora voglio fotterla, rischiare tutto prima che io muoia. Io contro me stesso, tu contro me, un unico riflesso nello specchio ormai in frantumi. Io conto su di me, tu conta su di me. Affronto questa vita prima che lei mi consumi. Io contro me stesso, tu contro me, schiavo di un sistema senza riguardi futuri. Io conto su di me, tu conta su di me. Insieme in questa musica per alzarne. Insomma, South Kenny conta su Riccardo. Ma chi era questo qua che avete passato? Bravino, bravo, bravo, abbastanza bravo. Diciamo dai. Che
non è il massimo, ma bravino. Cosa riesce a fare? Accetta. Un po' fuori tempo, forse. Facciamo un piccolo break, torniamo tra un attimo perché abbiamo un sacco di domande. State ascoltando la replica di Andrea Chi. State ascoltando Radio Alba, Andrea Chi fino a mezzogiorno, quando la base sotto è così, è perché si parla di rap. Allora, volevo leggere due messaggi, è arrivato un messaggio, non si firma, però saluta sia me che Davide. E beh, si vede che ha iniziato ad ascoltare quando non c'eravate ancora voi. E per un altro messaggio che dice: buongiorno, a prescindere dal genere musicale o dal cantante, nel 2018 non si può morire così. E ci saluta una nostra amica. Allora, so che avete un sacco di domande per South Kenny, quindi a raffica. Martellato. Andiamo a bomba. Partiamo con l'interrogatorio. Vai. Sono pronto. Inseriamo anche la macchina della verità. Allora, cuffie inserite. Assolutamente, la prima domanda che ti voglio fare è: qual è, diciamo, il tuo obiettivo più prossimo, i tuoi nuovi progetti quali sono? Allora, il nuovo progetto, non tanto nuovo perché me lo porto avanti da un anno, non ho mai tempo di finirlo, ed è un EP, 6 tracce, me lo sto portando avanti da tantissimo tempo, che si chiama Vegeta EP. C'è anche il singolo, appunto, che si chiama anche Vegeta. È partito tutto un po' per caso, i miei dischi partono sempre un po' tutti per caso. Bravo, qual è la tua ispirazione quando devi scrivere? La cerchi o lasci che arriva? L'ispirazione più la cerchi più non ti arriva. Quindi vedevo che tu praticamente ti produci sia le basi e naturalmente fai anche il rap. Sì. E di solito, dato che lo facevo anch'io questa cosa qua, volevo capire se tu prima produci una base e poi ci scrivi sopra, oppure se è il contrario. Dipende, perché magari scendo in studio, sono ispirato, faccio un beat e poi ci scrivo sopra, oppure magari sono in treno e inizio a scrivere su una base a caso che trovo su YouTube, e poi la eccetera. E poi ovviamente vado in studio, mi faccio io la base, che vada bene col testo. E questo è successo appunto con Io e Me, perché l'ho scritta in treno con un'altra base, ne ho cambiate 3, perché prima ne ho fatta una, poi non mi piaceva, ne ho fatta un'altra, non mi piaceva, poi ho fatto questa, mm-hmm. E questa mi andava quindi bene. Fatto inizia sempre dalla musica. Sì, l'ispirazione sì, va dalla musica. Beh, molto importante questo, condivido pienamente. Anche io quando faccio le mie coreografie, quando ballo, parto sempre prima dalla musica e poi lascio che i passi vengano da soli. Sai, l'ultima volta che c'è stato Rap di Zona c'erano i Medion, e so che hai apprezzato molto l'organizzazione maniacale controllata. Sì. Ecco, lui mi sembra il totale opposto. Assolutamente sì. No, io vedo massimo gente... risultato comunque, però mi sembra uno che prende le cose veramente. Secondo me la canzone gli arriva, la scrive, metodo. Ma se non gli arriva, si accende una sigaretta e va verso una birra. No, perché più che altro è che io vedo gente che magari 2 mesi non riesco a scrivere, e lo facevo anch'io, ma non c'è problema, perché se in quei 2 mesi non sei riuscito a scrivere, io so che quel mese dopo ne scrivo 800, perché quei 2 mesi non ho avuto niente da scrivere. Sì, non deve essere. No, quei 2 mesi magari hai avuto esperienze di vita che ti fanno poi scrivere. Esatto. E ognuno alla fine ha il suo modo di viverla, di interagire, chiaro. Non deve essere un obbligo dover per forza creare qualcosa, il concetto è quello. Esatto. Se no diventa un lavoro. Ne parlavamo stamattina in macchina in Stefano. Sì, perché sennò poi più ti cervelli, più non ti escono come le vorresti tu, più che altro. Esatto. A me piace esatto. Come ragazzo, perché mi sembra un ragazzo, un artista abbastanza completo, cioè uno che si riesce a autogestire. Mi sembra, però, sì, ragazzi. Certo. No, non sembro troppo serio, veramente. Non bisogna dare troppa credibilità, no? Totale, vabbè, assolutamente. Matti come se questo vuoi essere un artista, devi essere matto totale. Ho 27 anni, il cappello con le orecchie, i tatuaggi, come faccio a essere una persona scarabocchiato? Madonna. No, comunque abbiamo avuto di peggio. Che quel prossima volta salutiamolo. Come si chiama? Il soprannome com'è? Quello con gli occhiali improbabili del Milan, dai, che lo... Gile, il nome è facile. Sì. Salutiamo Gile. Vabbè, che è quello al quale vogliamo parlare di Gile, però io me ne vado, ragazzi. Non rimango più qua. No, non è vero, li voglio un mondo di bene. Come fai a non volere bene a Gile? Un mondo di bene. Ho ancora una cosa che volevo chiederti, una mia curiosità, ma perché tu appunto dici che ti scrivi, produci tutto da solo, e non hai quindi una figura di un DJ di riferimento che ti segue, o ce l'hai? No, no.
mai avuto né una doppia voce. Noi siamo i rapper quelli sfigati, né un DJ né una doppia voce, dobbiamo farci sempre tutte da soli in concerto, sei perché non c'è la doppia voce. Quindi no, io sono partito da solo, poi vabbè ho incontrato comunque gente, però non ho mai avuto un DJ e non mi sono mai messo io a fare DJ, io quello non lo so usare. Okay. DJ proprio zero. Io sono sempre dell'idea invece che un grande musicista deve essere accompagnato da una grande band, e quindi per quanto riguarda un rapper il DJ sì. E la sua band, quindi questa è una mia idea, nel senso che ma prendilo adesso, come un consiglio da un vecchio che vive da tanto questo mondo. Vabbè, sicuramente. Ma no, il problema è che in queste zone qua sono tutti un po' per i fatti loro, cioè non c'è molta unione. Io adesso faccio parte di un collettivo che abbiamo creato io e altri ragazzi, che si chiama La Tana del Lupo. E siamo DJ, rapper, writer, breaker, beatmaker, lì c'è veramente di tutto. Beh, quindi prossimamente ci sarà un DJ che ti affiancherà. Esatto, sì. Quindi per i prossimi live dalla Tana del Lupo, che stiamo organizzando qualche live, ci stiamo sbattendo un bel po' per tirare su una bella situazione. Dai, noi ragazzi, adesso ti devo interrompere, facciamo un piccolo break, torniamo tra un attimo, yeah. E lo salutiamo, diciamo questo South Care. Yeah. Yeah. Si dice di brutto. Salutiamo South Kenny con il suo ultimo singolo che si intitola Vegeta. Un cuore d'oro ricamato di seta, nascosto d'orgoglio un po' come Vegeta. Trasformazione completa, disposto alla morte per questo pianeta. Vieni con me nella stanza segreta, c'è da sconfiggere un mostro di pietra, la pietra che mostro è ancora assaziata. No, 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 non mangio da giorni, qua è tutto confuso. Sai, io, illuso che tu qua ritorni, ma è tutto perduto, io troppo orgoglioso. Non voglio mai chiedere aiuto, combatto scontroso, sì. Anche se il colpo ha ceduto, io big bang, attacco su bimbe che attaccano il culo allo schermo. C'è male qua dentro, per questo mi trovo ogni giorno all'inferno. Distruggo con il mio quaderno sti demoni, se tremo qui, per caso non vivrò in eterno, sto insieme ai più demoni. Tanta pubblicità questa mattina. Fortunatamente possiamo. Ma noi siamo cattivi, non ve la facciamo ascoltare tutta. Non ve la facciamo ascoltare tutta, così ve la andate, ve la potete andare a cercare. Senti, ti faccio porto in onda una cosa che è stata fuori onda, nel senso che sei molto più raffinato nella tua musica che di persona. Vuoi che te lo bruttissima. Non voleva dire che sono brutto come la fame. No, volevo dire che sei un tamarro dal vivo, invece scrivi delle canzoni belle, molto raffinate. Tamarro è un complimento, scusa. Assolutamente. No, è bello completo nelle musiche, esatto, mi piace, esatto. Tanto. Sì, sì. Cioè, ma sia nelle basi, quelle. Non abbiamo tempo per chiederlo, però c'è un motivo per questo. Perché, dai, vai. Appunto, quelli sono gli artisti che ti piace che ascolti tanto. Al di là dei rapper, giustamente. Adriano Celentano, Mina, De André. Mina, una voce come quella di Mina non ci sarà mai più. Per forza, per è la mia preferita. Bravo, è automatico. Che bravo, bravissimo. Tutto diventa in automatico, ecco perché buona musica. L'ultima domanda prima che non puoi salutiamo. Andare via di qua se non ci lasci qualcuno. Sì. Esatto, che ci consigli? Un rapper. No. Quello allora, io potrei consigliarvi 850.000 rapper. Inizio con uno e poi magari facciamo a catene. Io inizio con mio fratello Miyagi. Che fa parte anche della Tana del Lupo. Andate a vedere la Tana del Lupo su Instagram. Questa nuova cricca. Devi dare a questo Miyagi. Dateci i soldi. Ma Miyagi è maestro Miyagi. Bravo. Si togli la cera. Grazie a South Kenny. Dai il numero a questo Miyagi del Signa e presto lo avremo qui. Assolutamente sì. Grazie a te. Io voglio salutare tutti quanti, le mie bimbe, mia praticamente moglie. Tua suocera. Mia suocera, mio suocero, mia mamma, mio papà, tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao. Facciamo un piccolo break, torniamo tra un attimo con gli Arizona Dogs. Andrea, sì? Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segno proprio.